andiamo a quattro zampe. E buttando fuori l'aria andiamo ad arrotondare bene tutta la colonna vertebrale. E inspirando allunghiamo la colonna. Butto fuori l'aria, arrotondo. Inspiro, allungo. Ancora una volta butto fuori l'aria, arrotondo. Inspiro, allungo. Da qua sollevo il braccio destro, vado a guardare la mano e sollevo il sinistro e torno un paio di volte e poi sollevo e da qua porto braccio destro sotto, vado a guardare la mano, allungo anche il braccio sinistro. Torno. Apro il sinistro, guardo la mano sinistra e vado sotto, guardo la mano e torno. Incrocio la gamba destra, porto la gamba destra davanti alla sinistra, allunghiamo la gamba sinistra dietro. Potete rimanere in questa posizione con le mani in appoggio e le braccia tese, oppure scendo sui gomiti, o ancora, se riesco, scendo completamente rilassando il busto. Faccio qualche respiro e torno. E andrò con la gamba sinistra davanti alla destra, allungo bene la gamba destra dietro e scelgo se rimanere con le braccia tese, piegate o andare completamente giù. Qualche secondo, respiro, respiro profondamente, cerco di rilassare anche la schiena e sento bene l'allungo della gamba sinistra, del gluteo, dell'interno coscia e torno e mi siedo su tutti e due i talloni. Ci portiamo seduti, stendiamo le gambe bene avanti. Se avete problemi a rimanere in questa posizione, naturalmente potete piegare un pochino le ginocchia oppure mettere un cuscino sotto il sedere per aiutare la schiena. Proviamo a tenere le gambe tese, mettiamo i piedi in flex, allunghiamo le braccia verso l'alto, inspiriamo ed espirando mantenendo le braccia lunghe, la schiena lunga, andiamo bene avanti. Aggancio gli indici agli alluci e provo ad allungare bene. E piano, torno. Ancora, inspiro ed espirando allungo bene. Voglio andare con le mani oltre i piedi. Aggancio. Allungo, faccio il respiro, potete anche mettere le mani dietro le piante dei piedi e torno, mani dietro vi aiutano e ne muoviamo solo i piedi, punta e flex. E circonduzioni delle caviglie. Quattro in un senso e quattro nell'altro senso. E sciolgo.
apriamo quanto riusciamo le gambe, teniamo le tese, quindi se per tenere le tese potete fare solo questo va benissimo, altrimenti provate ad allargare un po' di più. Teniamo le gambe tese e la schiena dritta, apriamo bene le braccia e ruotando dal punto vita proviamo ad andare con la mano verso il piede, potete andare anche verso l'esterno del piede se riuscite. Torno, ruoto dal punto vita e vado dall'altra parte. Potete aiutarmi anche tenendo il braccio dietro appoggiato a terra e fate solo questo movimento. Torno al centro e questa volta scendo lateralmente, andiamo col fianco verso la coscia e torno e dall'altra parte e torno e poi proviamo ad andare avanti. Camminiamo con le mani, con le dita delle mani, per cercare di aumentare l'allungo. Cerco di andare con la pancia verso il pavimento e torno indietro e ancora una volta. Cammino, cammino, cammino e provo ad aumentare l'allungo e torno e sciolgo. Incrocio tutte e due le gambe. Ancora, se avete problemi a tenere la schiena dritta in questa posizione, mettete qualcosa sotto il sedere che vi tenga un pochino sollevati e vi aiuti a stare con la schiena dritta. Se avete invece problemi a tenere le gambe incrociate, potete naturalmente tenerle anche avanti così, potete tenerle morbide, più distese, oppure potete semplicemente rimanere in questa posizione. Altrimenti, gambe incrociate, braccia rilassate, spalle basse e cominciamo a guardare verso il basso e verso l'alto. Passo dal centro e guardiamo verso destra e verso sinistra. Chi ha male al collo o ha fastidio a fare questi movimenti, li faccia veramente piccolissimi oppure non faccia nessun movimento. Scendo con l'orecchio destro verso la spalla destra. Attenzione a non portare la spalla verso l'orecchio, ma l'orecchio verso la spalla. E dall'altra parte. Passo dal centro, guardo a destra e faccio mezzo giro. Torno. Provo a fare tutto il giro. In un senso. E nell'altro senso. Resto giù, rilassiamo bene le spalle e le braccia e facciamo dei piccoli piccoli no con la testa. Mettiamo le mani dietro la nuca e buttando fuori l'aria lasciamo che le mani pesino sulla nuca, arrotondiamo la schiena e sentiamo l'allungo della zona cervicale e dorsale senza esagerare. Torno. Allungo e voglio andare a toccare il soffitto. Allungo e sciolgo.